troviamo a Montalcino e con noi c'è il conte Francesco Marone Cinzano, presidente di Coldorcia, che è azienda storica del territorio e la terza produttrice di Brunello. Buongiorno e grazie per la sua ospitalità. Buongiorno, grazie a voi. Quando si parla di Coldorcia si parla di Brunello e ovviamente di Sangiovese. Ci spiega perché proprio a Montalcino si riesce a produrre un vino che è così buono e amato in tutto il mondo? Beh, c'è una combinazione magica, unica qua a Montalcino, un clima particolare, proprio qui sotto il Monte Amiata, la montagna magica degli antichi Etruschi, e poi terreno, queste terrazze alluvionali della conca dell'Orcia, dell'Ombrone, dei fiumi che ci circondano. E a questo si aggiunge poi la mano dell'uomo, per cui una serie di combinazioni fortunate, una serie di formule magiche, come io amo chiamarle. Negli ultimi anni la tenuta ha subito un graduale passaggio al biologico, diventando l'azienda vitivinicola biologica più grande della Toscana. Da cosa è stata dettata questa scelta? Ma come ogni padre di famiglia, pensando ai propri figli, pensando a come uno li alleva, come uno li cresce, e qui in realtà per noi è stato un cambiamento abbastanza morbido, perché già non utilizzavamo molti prodotti chimici. Perciò mi sono detto, perché non anticiparsi a questa che è oggigiorno una necessità, una tendenza di rispettare l'ambiente, di rispettare il mondo che ci circonda. Così siamo arrivati alla certificazione biologica. La sua famiglia è originaria del Piemonte. Quando è arrivata a Montalcino e quali innovazioni ha portato? Mio padre arrivò a Montalcino nel 1973 e portammo un po' di esperienza internazionale, certo nel rispetto della tradizione di Montalcino, del Sangiovese, allo stesso tempo provammo vitigni internazionali, vitigni nuovi. Qui in questo bicchiere c'è un Cabernet Sauvignon in purezza, che è anche diventato un vino importante di Montalcino, si chiama Ormaia, e proprio abbiamo cercato di esprimere il territorio di Montalcino con l'uva più diffusa al mondo, il Cabernet Sauvignon. Nel bicchiere numero 2 abbiamo il primo vino targato Montalcino, per cui il rosso di Montalcino, denominazione di origine controllata. Questo vino rispetta un po' la tradizione di Montalcino, del vino giovane di Montalcino, che anticamente era denominato vino rosso dai vigneti di Brunello. E noi qua a Coldorcia, nel rispetto alla tradizione, continuiamo a produrlo nello stesso modo, cioè utilizzando i vigneti di Brunello e vendemmiando l'uva in modo da ottenere un vino più fresco, più giovane, più di facile beva rispetto a Brunello. Nel bicchiere numero 6 abbiamo il Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento. Poggio al Vento è il nome del vigneto da cui trae origine questo vino. Un vigneto che è piantato su un terreno molto particolare, un terreno di origine eocenica, per cui molto antico. Vino dell'annata 2008, per cui un vino che ha trascorso 4 anni di invecchiamento in legno, così come era richiesto dal disciplinare originale del Brunello di Montalcino, 48 mesi di invecchiamento in legno e poi 3 anni di bottiglia prima di essere presentato sul mercato. Adesso questa è un'anteprima che uscirà a gennaio dell'anno prossimo. Siamo a Sant'Angelo e quelli che vediamo alle nostre spalle sono i vigneti dell'azienda. Come avviene la vendemmia? Qui a Coldorcia la vendemmia è tutta rigorosamente a mano, è una questione di poter selezionare grappolo per grappolo, poter magari passare nel vigneto anche più volte e fare quel lavoro che solo la mano dell'uomo è in grado di fare. A Coldorcia produciamo dei vini artigianali, possiamo veramente dire che ogni grappolo d'uva è toccato dalla mano dell'uomo. Ogni bottiglia che lascia la nostra cantina è controllata da una persona. Coldorcia è un'azienda molto legata alla tradizione e alla cultura del territorio, ma anche attenta alla ricerca e all'innovazione.
dal punto di vista del mercato, forse la più grande innovazione degli ultimi anni è la vendita online del vino. Che cosa pensa di questo nuovo canale di vendita? Ma credo che è molto interessante, ci saranno altre novità, ci saranno altre evoluzioni, per cui per il momento stiamo osservando, stiamo partecipando con coloro che hanno una coerenza commerciale e osserviamo con interesse. Vino 75 in poco tempo è diventata un punto di riferimento per la vendita del vino online in Italia e questo grazie all'utilizzo di avanzate tecnologie che ci consentono di presentare al meglio i vini e tutti i valori che stanno dietro alla produzione del vino. Perché avete deciso di collaborare con noi? C'è quell'intenzione di costruire dei marchi, di avere quella che io chiamo appunto coerenza commerciale, quella di non cercare di fare una vendita così fine a se stessa, bensì quella di costruire un mercato, costruire un rapporto con i consumatori e con i fornitori. Grazie mille. Grazie a lei.